anticipato il piacere di avere qui al telefono la mamma di Gaia, questa bambina meravigliosa. Emanuela Matta, ben ritrovata su Radio GRP. Ciao! Ciao Elisa, grazie. Eccoci. Ciao. Allora, noi siamo proprio felici di conoscerti e di conoscere Gaia e di poter suggerire a tutti i nostri ascoltatori di regalare questo libro per Natale, La storia di Gaia, che tra l'altro è un libro che ha scritto Maria Teresa Nuzzi, che è la nonna di Gaia, la tua mamma, giusto? Esatto. Vi ringrazio per questo spazio a nome di Gaia e a sì. nome della nostra famiglia. Allora, sì, il libro l'ho trovato in vendita su Amazon, mm-hmm. per appunto La storia di Gaia, e è stato scritto da mia mamma, come dicevi tu, sì. e illustrato totalmente a scopo benefico da Francesca Baudo, che ha fatto delle illustrazioni bellissime. Per chi conosce Gaia, è lei. Esatto. È proprio lei. Senti, Emanuela, quanto ha Gaia? Gaia ha 4 mesi lunedì. Ha quasi 4 mesi. Mamma mia. Allora, è una bambina, è una bambina coraggiosa. Ci racconti un po', ecco. Sì, vi racconto. Io ho una bimba di 2 anni, siamo 2 ragazzi giovani, volevamo allargare la nostra famiglia, mm-hmm. è stata una gravidanza bellissima, mm-hmm. e il 18 agosto Gaia ha deciso di sorprendere tutti e dire: siete al mare, in vacanza, non mi interessa, io arrivo. Ho deciso che oggi arrivo. Ok. E quindi un mese prima siamo corsi e Gaia è nata. Ok. Sembrava tutto a posto perché la gravidanza è stata bellissima, invece niente. È stata operata d'urgenza un giorno dalla nascita, mm-hmm. e le è stata diagnosticata la PIPO, la pseudostruzione intestinale pediatrica. Che questa malattia ha un nome anche che sembra simpatico, in realtà non è per niente simpatica. Non è per niente simpatica, è una malattia molto rara e caratterizzata da un grave disordine della motilità intestinale con... quindi una incapacità totale o parziale di alimentarsi per bocca. Infatti i primi 2 mesi Gaia si è alimentata unicamente endovena. Okay. E adesso, come una piccola leoncina coraggiosa, ha iniziato a dire: sapete che c'è, io il latte lo voglio e ci provo, e sta facendo di tutto, e adesso un pochino lo prende, ma ogni soggetto a sé. Ecco, il fatto che sia rara questa patologia fa capire anche che ogni soggetto è a sé, e ovviamente grazie a una mamma, sì, una piccola paziente, è nata l'associazione Uniti per la PIPO, e vi consiglio di andare a vedere, appunto, basta scrivere su Google Uniti per la PIPO. Sì, abbiamo linkato tutto sulla nostra pagina Facebook, tra l'altro. Grazie. Prego, figurati. Nel 2019 si occupa di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca scientifica, che dal 2019 appunto sta già, cioè la ricerca è già in atto. Ovviamente ci vogliono fondi, ogni anno bisogna rifinanziare i progetti, e l'ospedale di riferimento è l'ospedale Gaslini di Genova. Diciamo che le malattie rare sono tante. I bambini che hanno le malattie rare, purtroppo, e meno male, cioè nel senso, sono rare, sono bambini e famiglie rare, ma... Però ci sono. Per Natale sarebbe bello che tutti provassero a far sì che sì, siano rari, ma non soli, ecco. Esatto. E quindi questa è la nostra speranza da mamma, pensare che la mia bimba è in un ospedale da 4 mesi e non è ancora riuscita a conoscere la sua sorella, la sua famiglia e tutti... È qualcosa di contro natura, però grazie al buon Dio sto avendo la forza di affrontare tutto questo, e grazie anche alla speranza nella ricerca. Questo libro è nato appunto per questo, perché la mia mamma è riuscita a trasformare il dolore di questo dolore immenso di questa malattia, che ovviamente ha portato inevitabilmente con sé, però a trasformarlo in bellezza, in luce, in amore, perché non è una storia triste. Ecco, questo libro, a qualunque bimbo venga letto, non è un libro triste, è un libro di gioia, di amore, di coraggio, di luce. E per chi conosce Gaia, Gaia è questa. Gaia ride, sorride a chiunque si avvicini, non si arrende, lotta. E noi non vediamo l'ora di portarla a casa. Dovremmo portarla a casa per Natale, bene, se vuole. Bene. E certo, con tutte le nostre complicanze, però... per tutti i bimbi che hanno questa mutazione genica, però noi ci crediamo tanto e chiediamo a tutti
un piccolo gesto, perché penso che soprattutto in questo mondo, in tutto quello che sta succedendo, ognuno ha i propri dolori, e se tutti siamo uniti e cerchiamo di affrontarli si può andare lontano. Penso che Gaia nella nostra vita porterà a ridimensionare il tutto e ad apprezzare davvero... Emanuela, sei arrivata dritta al cuore di tutti. Io dico ancora, fate un bel regalo di Natale ai vostri bambini, ma non solo, leggete loro la storia di Gaia, trovate il link anche dell'associazione, così potete vedere bene di che cosa si tratta. Unitiperlapipo.it la trovate sulla nostra pagina Facebook. Il ricavato della vendita del libro, a parte una piccola quota destinata ad Amazon, sarà devoluto all'associazione Uniti per la Pipo. Io ti ringrazio, Emanuela, per essere stata con noi, e spero grazie davvero che... Ci tengo a dire una cosa velocissima. Prego. Che appunto la ricerca genica c'è ed esiste, non è un'utopia, in tante malattie, esatto, meno rare, è già in atto ed è già risolutiva, quindi una speranza per i nostri bambini c'è, ma abbiamo bisogno dell'aiuto, esatto, di tutti. Avete sentito, grazie, tutti che cosa ha detto questa mamma, sono cose fondamentali. Grazie per essere stata con noi, Emanuela. Grazie. Andiamo a prenotare la nostra copia di La storia di Gaia. Grazie mille. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao Elisa, grazie. GRP.